Buongiorno bestie, buongiorno! Oggi si vede, no? Sono di stra buon umore, veramente, veramente felice e non a caso oggi è il mio giorno. Scarro. Scarro dopo... sono sgarrato dal 10 gennaio che ho mangiato le pizze. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, sgarro, mi sono allenato e non voglio allungare molto il video perché già so che sarà ricco ricco. Cosa vi dico? Vi dico che stamattina ho preso il mio solito caffè, poi mi sono andato ad allenare, ho svegliato mio fratello e sono andato in cameretta a allenare. Circuito di corpo libero bellissimo, stavo talmente carico che l'ho allungato e infatti ho fatto trazioni, 6 ripetizioni. Poi 30 secondi di recupero, dip 12, poi 45 secondi di recupero, push up 20, 45 secondi di recupero, rematore in questo modo qui che vedete, sempre 20 e poi 60 secondi di recupero e ricomincio il circuito. Tutto questo lo dovevo fare 10 volte, l'ho fatto 12 perché stavo veramente veramente molto bene. Ora, come di consueto, colazione post allenamento. E dato che oggi sgarro, non cambio comunque niente, quindi per gli altri pasti fondamentalmente seguirò la fame, seguirò l'istinto. Il pasto di stamattina è la colazione che avrei fatto indipendentemente se sgarravo o meno, quindi ho fatto un semplice plum cake, quello che vedete sempre con gli albumi montati a neve. Dentro ho setacciato 50 g di farina d'avena. Ho mischiato tutto il composto senza smontarlo e poi ho aggiunto ovviamente la cannella e la mela su. In forno circa, ora sta in forno circa 25-30 minuti, fin quanto fa la crosta, poi lo apro, lo taglio e lo inzuppetto nel tè. Quindi vi farò vedere il prodotto finito magari. E cosa vi dovevo dire? Oggi sarà un video veramente bello. Aspetto papà, tra 5 minuti dobbiamo andare a vedere mio fratello che gioca a calcetto con gli amici arbitri. Io non gioco perché, ragazzi, sono veramente distrutto. Mi alleno da 22 giorni consecutivi e chiuderò la settimana a 28. Però oggi finalmente sgarro. Finalmente conoscerete il vero Anto con lo sgarro. Alcuni diranno: ma questo è il tuo sgarro? Sgarri così, lo chiami sgarro? Io vi dico che per me uno sgarro è lo sgarro che volevo, nel senso che festeggerò la laurea con i miei parenti e saremo tutti insieme, sarò libero da calcoli, da qualsiasi forma di restrizione, qualsiasi vincolo, mi godrò il pranzo e mangerò quel che voglio perché il menù l'ho scelto io e questo si vede. Io aspetto che si cuoce il tortino. Vado a rispondere a due clienti perché oggi è 1º maggio, festa dei lavoratori. Ma come hanno detto alla radio, a chi piace il proprio lavoro lo farebbe anche per 5 giorni, 5 giorni in più alla settimana. Quindi andiamo a rispondere ai clienti e aspettiamo che si cuoce il plum cake. Allora ragazzi, stiamo andando al ristorante, vi aspetto di vedere un menù spettacolare, scelto da me, quindi vedrete come sgarra Anto, i cibi preferiti da Anto. E sono talmente affamato che non ho fame e ci vediamo al ristorante, ragazzi. Ragazzi, ho appena finito il primo e l'antipasto. Sto ancora affamato, infatti sto aspettando la mia mitica grigliata. Ora vi faccio vedere l'effetto delle cozze, soprattutto quando le mangiate in città, quando collassate. Guardate bene.
effetto cozza. Saranno andata male, non lo so, però secondo me è deceduto. Quello è effetto vino. Quello è? Effetto vino. Il fratello dice che è effetto vino. Probabile, però le cozze hanno inciso. Direi che hanno inciso. Ora attendiamo il secondo, va. Buonasera ragazzi, sono le 8:30, sono tornato a casa da circa un'oretta, ho mandato una variazione nell'ultimo minuto di un programma e ora ci tenevo a fare una riflessione. Oggi è stato un giorno un po' così, avete visto il mio sgarro e magari vi starete chiedendo tanto, ma tu non hai mangiato né dolci, non ti sei né abbuffato né niente, quindi sembra un pranzo normale, anzi hai quasi mangiato di meno. È vero ragazzi, oggi ho mangiato meno del giorno normale mio, magari di allenamento, magari ho mangiato tutto cibo sano, ma voglio fare una riflessione con voi, nel senso, oggi ho fatto uno sgarro che mi è servito molto, già sapevo che mi sarebbe servito per delle questioni in particolare, ovvero la necessità mia di stare insieme alla famiglia e quindi di fare un pasto con tutti insieme, tutti in famiglia, festeggiare qualcosa comunque di importante, la mia laurea, e soprattutto, cosa che può accadere a molti, quella di riprendere un po' la libertà di non pesare la roba, la libertà di uscire un po' fuori dagli schemi, di avere il tuo piatto e se vuoi qualcosa in più fare bis. Io ad esempio oggi ho fatto il bis, mezzo bis di tagliolini e un bis pieno del secondo, quindi il piatto con il pesce, che era una spigola, un gamberone, uno spiedino e poi mi è arrivata una patata al cartoccio che non ho ripreso, però ragazzi è stata una cosa bellissima, la cosa di non avere il tuo piatto segnato, essere libero di mangiare altro se volevi altro, quindi quella cosa di libertà che un po' ovviamente ci manca. Altra cosa fondamentale, ho seguito la fame, non mi sono abbuffato, ho mangiato tutto ciò che volevo perché il menù ovviamente l'ho scelto io, non ho mangiato la torta perché ragazzi io non mangio cose che non mi piacciono, quindi se magari come torta mi arrivava una crostata probabilmente un pezzettino l'avrei mangiato, ma non essendo un amante dei dolci, delle torte, se devo mangiare una cosa che non mi piace sinceramente non lo faccio, quindi questo pranzo è stato veramente utile, spero che possa essere preso di spunto da chi magari, come facevo io, rifiuta cene fuori, pranzi fuori con i parenti perché non sa cosa mangiare. Ragazzi, se volete mangiare sano, mangiate quello che volete voi, mangiate ciò che vi piace, ciò che vi fa stare bene, uscire fuori dagli schemi, vi ho fatto l'esempio oggi, non deve essere per forza una buffata. Oggi il mio sgarro è stato così, ora avrò un mese fino a giugno, fino ai primi di giugno, dove sarò diciamo a stecchetto, sempre con la mia massima dieta flessibile che seguirete, quindi tutto il mio percorso di definizione in questo mese. Da domani si calano già i macros, si fa un nuovo approccio di pasti, cercherò di farne 5 al giorno mettendo una colazione pre-workout, perché da domani voglio provare un nuovo approccio e lo capirete col tempo, sarà un approccio secondo me molto interessante. Farò una colazione prima dell'allenamento, un post workout, un pranzo, uno spuntino, una cena. Però ovviamente vedrete tutto, già domani credo di filmare il primo vlog e questo è semplice. Io stasera credo che non ho fame, ho finito di mangiare 2 ore fa ragazzi, sono stanchissimo. Oggi non ho contato nessun macros, nessuna caloria. Stasera credo che non ceno oppure mangio qualcosa così, ma non credo di cenare, credo di bermi una camomilla come ogni sera e andare a dormire. E quindi questo è un video un po' così, vi ho voluto fare questa riflessione in questo video sullo sgarro, vi ho voluto fare un esempio di quello che intendo io come sgarro, quindi uno sgarro controllato in famiglia per stare bene, non uno sgarro perché voi avete potuto chiaramente vedere che quello che ho mangiato io non l'ho mangiato oggi perché avevo delle mancanze, in fondo la spigola la mangio ogni giorno, i gamberi li posso mangiare sempre, tagliolini allo scoglio li posso mangiare sempre, però il fatto di stare in famiglia tutti insieme al ristorante, di non avere restrizioni, di avere una libertà maggiore, è stata qualcosa che alla testa comunque fa bene.
Ragazzi, io non mi dilungo più di tanto. Grazie per aver visto questo video. Forse alcuni è parso un po' noioso, però ci tenevo a farlo. Domani allenamento a bomba, sono carichissimo per questo mese. Oggi ho comprato il biglietto per i mini wellness e soprattutto, ragazzi, sono in attesa di due collaborazioni fenomenali. Due collaborazioni che ho richiesto io, una già me l'hanno accettata. Sono due siti dove in uno quello che mi ha accettato veramente ve lo consiglierò e ve lo spammerò a bestia perché è fenomenale, ha della roba fenomenale, non puramente in ambito palestra, e l'altro invece lo conoscete in ambito palestra, ma ne riparleremo nei prossimi video. Ciao ragazzi!